Amici di Mitico Channel, un caro saluto da Francesco da Prato. Siamo purtroppo a commentare la seconda sconfitta consecutiva del Foggia in casa. Una sconfitta che sembra aver soddisfatto la telecronista di Sky, che per chi ha avuto la sfortuna di seguire la partita in televisione, a mio avviso, ha commentato questa gara indispettendomi in maniera particolare. Sul 2-0 questa signora sembrava quasi incoraggiare la Cremonese a cercare il pareggio, e quando poi è passata in vantaggio questa squadra si è ben guardata da auspicarsi invece il ribaltamento del risultato da parte del Foggia. Se fossi un responsabile della comunicazione del Foggia Calcio, chiederei a Sky di non mandare mai più questa signora a commentare una partita del Foggia. Detto di questa nota di costume più che di calcio, veniamo a commentare la partita. La sconfitta è stata molto diversa rispetto a quella contro il Parma, dove praticamente la squadra è scesa narcotizzata in campo. Oggi il Foggia ha fatto un primo tempo abbastanza buono, ma quello che è assurdo è che ha fatto un secondo tempo, a mio avviso, straordinario. Non è riuscita però a portare in porto una vittoria che sembrava praticamente fatta. Dopo aver sofferto per i primi 30-35 minuti, la sbloccava Coletti finalmente con un gol su punizione molto bello, causato da una bella triangolazione tra Mazzeo, oggi secondo me tra i migliori in campo come al solito, e Celli. Il Foggia immediatamente ribadiva il vantaggio con il secondo gol, sempre su un bellissimo cross di Mazzeo che metteva Beretta nelle condizioni di portarsi sul 2-0. Ancora una volta il Foggia però non riesce a gestire il risultato e purtroppo si fa raggiungere fino al 2-2 alla fine del primo tempo. Credo che questa sconfitta si possa fotografare di fatto in due episodi particolari. Il 2-1 della Cremonese è nato dall'ennesimo rimpallo, anzi un doppio rimpallo, perché addirittura poi la palla calciata a rete viene deviata in maniera decisiva da Camporese. Mentre invece, quando le stesse azioni capitano al Foggia, guardiamo quella sul l'ennesimo cross di Mazzeo per Beretta che viene anticipato da un giocatore della Cremonese. Stessa cosa capiterà a Nicastro sul 3-2, anticipato dopo essere stato servito da un bellissimo cross di Gerbo. Ecco, al Foggia non capita la stessa cosa. La Cremonese fa 4 azioni di fatto, 5 azioni in aria e realizza 2 gol, oltre poi al bel 3-2, diciamolo, su punizione di Piccolo, unica azione da rimarcare in tutto il secondo tempo per la Cremonese. Il Foggia si prodiga all'attacco, dimostra di essere una squadra votata all'attacco. Siamo infatti tra i migliori, tra i più forti attacchi della Serie B, però non ha la fortuna di metterla dentro, anche perché la Cremonese, diciamo la verità, oggi ci ha insegnato ai nostri calciatori come si difende un risultato anche se esiguo di vantaggio. Il Foggia spesso in aria cincischia, quando viene aggredito non spazza la palla come dovrebbe, non ha ancora imparato a farlo. Non so quanti altri gol deve subire per imparare che l'aria va spazzata il più presto possibile. Glielo ha insegnato oggi la Cremonese, che in tutte le circostanze ha tolto proprio a un pelo dalla conclusione, dai nostri calciatori, il tap-in decisivo. Verrebbe da dire, meno male che la prossima partita è fuori casa, è ad Ascoli. Ormai è chiaro che il Foggia purtroppo soffre la sindrome dello Zaccheria. È una cosa che è già successa altre volte, se vi ricordate, alla nostra squadra, che purtroppo davanti al suo pubblico, anziché sfruttare l'incoraggiamento e la pressione psicologica che questo stadio, a detta di tutti, mette alle squadre avversarie, questa pressione psicologica invece, a mio avviso, schiaccia i nostri giocatori e non permette a questi di giocare con la dovuta serenità. Stroppa ancora una volta dovrà molto lavorare su questo aspetto. Come ho già detto 1.000 volte, il punto debole di questa squadra, guardate, non è tanto la difesa, dove secondo me con un po' più di applicazione si potrebbe evitare tantissimi gol, ma è proprio l'aspetto psicologico. L'aspetto psicologico ha tolto al Foggia, a mio avviso, quest'anno una marea di punti. Consideriamo che quest'anno su 13 partite per 9 volte il Foggia è andato in vantaggio,
tutte le volte è andato in vantaggio in casa tranne con il Parma, e per solo tre volte è riuscito a portare a casa la vittoria, due volte fuori casa e una volta contro il Perugia qualche settimana fa. Ecco, questo la dice tutta sul campionato del Foggia, che avrebbe potuto essere un campionato ben diverso, perché ha dimostrato questa squadra di avere una grande forza propulsiva, ma purtroppo qualcosa, diciamo la verità, a questa squadra manca, e ripeto, manca a mio avviso l'aspetto psicologico. Per il resto chiedo a tutti i tifosi di rimanere vicini, e sono sicuro che lo faranno già ad Ascoli Piceno, sono convinto, e saremo perché anch'io sarò presente sugli spalti ad Ascoli in tanti, di stare vicino a questa squadra, perché ecco, è proprio questo aspetto, che l'aspetto psicologico, che attualmente è il tallone di Achille dei ragazzi di Stroppa. Gennaio è molto lontano, quindi porre rimedio da un punto di vista tecnico inserendo un paio di giocatori di retroguardia, ripeto, gennaio è lontano, e quindi poter cambiare qualcosa è ancora lontano da avvenire. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili con la squadra che abbiamo. Oggi, guardando le note positive, ho visto, ripeto, un secondo tempo arrembante del Foggia. Ha fatto di tutto per poter pareggiare, se non vincere, questa partita. La Cremonese ha fatto una sola azione, il calcio di punizione per passare in vantaggio, ha saputo difendere questo risultato, diciamo la verità, anche con una certa dose di fortuna. Aspettiamo allora quello che succederà la prossima settimana. Io ripeto, quando il Foggia gioca fuori casa sono sempre ottimista, perché questa squadra, quando non ha niente da perdere, riesce a dare il meglio di